Ciao a tutti, quest'oggi vi mostrerò come fare un albero autunnale realistico. Cominciamo con il fare una colonna di quercia alta 4. Più in alto in diagonale facciamone un'altra. Su tutti i lati in alto mettiamo un blocco verso l'esterno. E più in alto in diagonale altri due. Poi mettiamo della terracotta su ogni estremità. Mettiamone due sulle estremità di queste ultime. E uniamone i rimanenti spazi. Rompiamo dei blocchi e mettiamone di casuali, per rendere l'albero più realistico. Poi saliamo rientrando di uno da tutte le parti. Facciamolo ancora. E un'ultima volta ancora. Una volta fatto, mettiamo dei blocchi anche qui sotto. E uno su ogni angolo ancora più giù. Possiamo allargarlo su tutti i lati a nostro piacimento, per avere dei risultati più personalizzati. Continuate a sperimentare finché non siete soddisfatti. Successivamente scendiamo nei lati di uno, per dare l'impressione di rami cadenti. In questo modo abbiamo un albero del colore arancione. Per renderlo più autunnale, sostituiamo dei blocchi casuali con della terracotta rossa. Mentre altri li sostituiremo con della terracotta gialla. Dopo averlo fatto, mettiamo qui giù due colonne di quercia, ai lati del tronco alte 2 e due alte 1. In questo modo avremo un tronco più realistico.
Possiamo anche mettere altra quercia in questi punti per dare più dettaglio. E infine, sul terreno, sostituiamo dell'erba con della terra brulla. Per dare l'idea di foglie cadute, mettiamo dell'erba in giro e dei fiori rossi e gialli. In questo modo avremo un albero autunnale realistico. Con questo è tutto e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!